Buonasera ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Oggi ci ho preso due cucchiai, vabbè. Oggi video un po' diverso, facciamo una bella ricetta. È una ricetta salata, perché? Perché faccio sempre dolci perché mi piacciono, ma la mia ragazza Maria si lamenta perché non le piacciono. E dice, non fai mai cose salate. Quindi oggi cambiamo registro e facciamo qualcosa di salato. Ovviamente, ragazzi, io non sono uno chef, lo sapete, però mi adatto. Sto realizzando piccole cose perché mi diverto. Io potrei mangiare anche sempre solo riso e pollo, però anche per sfiziarci e per farvi capire che alla fine, a meno che non dovete salire sul palco domani, potete divertirvi in cucina, mangiare sano, bene, anche mangiando qualcosa di diverso. Perché qual è il problema fondamentale di ciò che noi mangiamo e troviamo nei supermercati? Uno, cibi pieni di sale, ok? Primo problema. Quindi ritenzione idrica, polpacci e caviglie che si gonfiano, facce che diventano così, la notte che ci andiamo a bere 54 volte e stiamo male. Secondo problema, i grassi. Grassi a morire. Grassi di ogni tipo, strutto, burro, di tutto e di più. Poi vabbè, gli zuccheri, ma sono relativi. Quindi noi qual è il problema che andiamo a risolvere cucinando in casa con ricette alternative? Andiamo a ridurre il quantitativo di sale, perché decidiamo noi quanto a metterne, e soprattutto il quantitativo di grassi. Oggi cosa facciamo? Facciamo una bella pizza rustica. Ora, nella pizza rustica, sapete, quella che trovate al supermercato, c'è dentro strutto, burro, di tutto e di più. Cioè, una pasta sfoglia ha sui 50-60 grammi di grassi. Quello che noi oggi invece andremo a fare sarà eliminare il burro, lo strutto, tutti i tipi di grassi brutti che non ci piacciono. Lo andremo a sostituire semplicemente con un cucchiaio di olio di oliva. Punto. E cosa andremo a fare? Andremo a crearla in casa con una versione rivisitata. Io cerco le ricette su internet e poi le riprovo. Quindi non so cosa ne uscirà fuori, vedremo. Allora, aperta e chiusa parentesi, la porzione di oggi farà uscire due pizza rustiche diverse. Poi farò vedere i condimenti perché sarà una per me, una per Maria, quindi due cose diverse. Saranno da un po' più piccole rispetto alla ricetta originaria, da 150 grammi di farina. Ho preso quella integrale perché è più digeribile, diciamo più fibre, quindi soprattutto la sera dovrebbe aiutarci anche a stare un po' più sereni perché magari farine meno raffinate, ok? 150 grammi di farina equivalgono più o meno a 120-130 grammi di riso, che è la porzione che spetterebbe a me e a Maria. Quindi totale 150 più 150, abbiamo qui 300 grammi di farina. Dopodiché sale, ragazzi, ne metterò veramente un pizzico, stop. Anche perché poi nei condimenti ci sarà sale anche se poco. Dopodiché, per 300 grammi di farina mettiamo 75 grammi di acqua, quindi poi fate le dovute proporzioni. Per 300 grammi di farina yogurt magro, cioè questo non ha calorie ragazzi, ne andremo a mettere, questo è il barattolo da 135, ne metteremo un 110-115, andrò a occhio ragazzi, non è il grammo in più perché non ha, cioè questo ha 44 calorie per 100 grammi, non ha niente. Infine, un cucchiaio di olio sono 10 grammi, ne metteremo un cucchiaio e mezzo, quindi saranno 15 grammi di olio per due. Io poi vi metterò i valori nutrizionali della mia pizza rustica che è più fit, la sua è sempre più fat perché le piace mangiare le sporcuarie. Sporcuarie. Allora, veniamo a noi. Abbiamo qui 300 grammi di farina. Mettiamo ragazzi un pizzico di sale, ma sarà un grammo scarso di sale. Ok, e lo andiamo a girare. Ora andiamo a fare un buco al centro della nostra farina. Ok, e qui ci andiamo a mettere. Oppas, mi sono sporcato, ragazzi. Un secondo che mi pulisco. Come si dice, il bello della diretta. Ok. Allora, andiamo a versare. Secondo me, più o meno ci siamo. Ne è rimasto un po'. Ci va bene. Dopodiché,
un cucchiaio di olio, uno, e nata pic, uno e mezzo. Ora iniziamo a mischiare. Man mano che si va ad addensare, andremo ad aggiungere l'acqua a filo. Aggiungiamo un po' d'acqua. Secondo me adesso devo andare avanti con la mano. Ragazzi, ovviamente se volete usare la farina classica potete farlo tranquillamente. Io volevo farla ancora più fit, ma non perché la farina normale, cioè praticamente i valori sono gli stessi, semplicemente ha più fibre. Cioè, ragazzi, sto diventando veramente incredibile, un fit chef. Ok. Allora, la nostra bella palla è pronta. Ah, dobbiamo trovare intanto quanto odio la pellicola. Oh. Uè. Mai fatto gli astimare, come si dice a Matair. C'è bella pallina. Allora, un'ora nel frigo, dopodiché la andiamo a prendere. Quindi ci vediamo tra un'ora. Bene, ragazzi, allora, passata un'ora, togliamo la palla. Da qui io ne farò due, quindi le peso. Allora, mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro per non farla attaccare, e anche un po' di farina sul mattarello. Dopodiché andiamo a stenderla, la prima, più o meno deve essere 2 mm. Comunque verrà bello grande secondo me sto coso. Ok, detto ciò, praticamente che facciamo? Lo andiamo a piegare in due, così. Prendiamo la nostra amata pellicola. Piano B, prima che ammazzi qualcuno. E le mettiamo 20 minuti in frigo. Allora, ragazzi, penso di aver rischiato un omicidio di massa oggi con questa pellicola maledetta. Tant'è che ora non la userò ovviamente più, uso la ciotola. Mi rifiuto perché veramente ho perso tipo 10 minuti, stavo veramente spaccando qualcosa. Comunque, vabbè, non fa niente. Veniamo a noi. Allora, ricominciamo a stenderlo. Cioè, rifacciamo quello che abbiamo fatto prima, praticamente. Ok? Rifacciamo la seconda volta. Allora, questa volta, però, lo andiamo a piegare due volte. Uno e due. Primo fagottino pronto, prendiamo il secondo. Questo lo possiamo già mettere qua, che uno è pronto. Andiamo. Adesso li richiudiamo e li facciamo stare altri 20 minuti. Bene, penultimo step, che praticamente è come quello precedente. Andiamo nuovamente a stendere. Ok. Andiamo a fare di nuovo 1, 2, 3 and 4.
andiamo a fare qui lo stesso. Andiamoli a mettere per l'ultima volta in frigo, dopodiché la prossima volta sarà quella in cui li andremo a farcire, cioè la parte più bella. A dopo. Bene ragazzi, momento verità. Allora, iniziamo col primo. Facciamo il piano da lavoro, come sempre. Un po' mattarello. E iniziamo. Ok, direi che può andare. Allora, qui andiamo a mettere nel mio 75 grammi di mozzarella proteica e io ho messo 100 grammi di manzo cotto. Allora, il manzo cotto a mio avviso come affettato, se si può chiamare affettato, è uno dei migliori perché in primis non ha grassi, uno. E seconda cosa, non indifferente, ha pochissimo sale rispetto ai classici affettati. Per 100 grammi, che è questa porzione, ha circa 1,5 grammi, 2 grammi di sale. Considerate che anche la presa di tacchino più scema ne ha tipo 4, 5. Quindi adesso andiamo a chiudere. Perché una pizza rustica sembra un calzone. Andiamo a fare con la forchetta. Spettacolo. Facciamo qualche bucarello pure. Mamma mia, ragazzi. E questo è uno. Andiamo al secondo. Questo è quello di Maria ed è un po' più fat perché ci mettiamo il prosciutto cotto e le sottilette light. Alla fine non è molto fat, però ha sicuramente molto più sale perché il prosciutto cotto è un affettato che penso abbia un 4-5 grammi di sale per 100 grammi e comunque ha un po' più di grassi. Come dicevo, io qui metterò i valori nutrizionali del mio. Considerate che più o meno il mio ha poco più di 10 grassi, ragazzi. Una 40, 45-50 grammi di proteine e un 110 grammi di carbo. Siamo su poco più di 700 calorie. Andiamo a mettere in questo caso le sottilette light per la signorina. Beh, abbondiamo, va, che sennò poi dice che so spiloccio. E mettiamo anche a lei 100 grammi, direi sarà un etto. Mettiamo un altro pezzetto qua e uno qua, a posto. E adesso andiamo a chiuderlo. E a lei è venuto decisamente meglio. Mi è venuto schifoso, il suo è venuto perfetto. E voilà, e due. A posto, ragazzi. Ora vi lascerò in frigo per un'oretta e mezza. Perché poi li andremo a cucinare dopo. Quindi ci vediamo dopo per il forno. Allora ragazzi, fornetto messo a 180 gradi, ventilato sopra e sotto, e ora lo inforniamo per 30 minuti. Comunque da notare quanto sono belli. Vediamo che succede. Bene ragazzi, momento verità. Andiamo a tagliare. Vediamo. Comunque più che una pizza rustica sembra veramente un calzone. Wow.
Minchia, ragazzi. Spettacolo. Ovviamente adesso dovremo assaggiarlo. Ma sono fiducioso. Quindi, ragazzi, vi lascio i macros di questo spettacolo. E ci vediamo al prossimo video. Provatelo e fatemi sapere. Yes.